There's no place I'd rather be. Ragazzi, al studio. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un video abbastanza strano. Oggi ragazzi siamo qui per registrare io and my mother. Ah raga, buonasera. Un video dove facciamo degli scherzi telefonici, ma non uno di quelli classici, ma con l'elio. Ho visto pochissimi youtuber portare questo video con l'elio e quindi ho detto sì, portiamo questo video fantastico. E oggi sono qui per chiamare qualche youtuber e niente, tipo fingerci dei fan e dire ciao, mi saluti in un video, ti prego. Ecco, lo so che sei. E poi diciamo il nome dello youtuber. Vabbè, ci sarà da ridere. È mezzanotte. Abbiamo la nostra assistente, ragazzi, con i palloncini che sono lì. E la mia assistente è appena scappata via. Primo numero. Allora, la Sabri. Secondo me, raga, non risponderà mai. Pronto? Pronto? Pronto, Sabri? No. Come no? No. Come no? Pronto, Sabri? Sei tu? Ci ha messo giù! Ci ha messo giù! Ma pensavo veramente che era un fan! Aspetta, voglio inviare un vocale a Sabri! Pronto, Sabri? Sono sempre io la tua fan! Senti, io volevo chiederti perché non mi hai risposto. Veramente sono rimasta malissimo. Adesso parlerò male di te e tutti quanti i miei amichetti delle elementari. Ciao! No, Socio e Slucci. Sofia delle Rive. Pronto, è Sofia? Sofia? Sofia, mi ascolti? Pronto, Sofia, sono la tua fan. Lo so che hai messo il muto, però volevo tanto dirti che ti seguo da tantissimo tempo. Pronto? Pure troppo educate che non rimandano qualche paese sconosciuto. No, ma che top! Sofia! Ciao, ascolta, ho visto tipo che prima mi hai buttato giù malissimo il telefono. Ma dai, ma veramente non hai riconosciuto la voce? Questa ragazza è stata la risposta di Sofia. Win. Cacchio, ci ha buttato giù pure lui. Raga, però che pizza sta gente che butta giù. Beh, chiamiamo Rubino. Rubino per forza. Rubino. Pronto? Pronto, Rubino? Sono la tua fan. Pronto? Dai, sei Rubino? Dai, sono io, mi chiamo Sofia, ho 12 anni. Ascolta, io ti seguo da 6-7 anni su YouTube. Ci ha buttato giù. Pronto? Pronto, chi è? Martina? Pronto? Devi usare queste voci, non ne ho voglia, guarda. Cosa? Devi usare queste voci, non ne ho voglia. Perché, guarda. Scusa? Io ho 12 anni, che voce devo avere? Va bene, non fai ridere nessuno. Innanzitutto sei un cafone o una cafona che chiama a mezzanotte e quarto. Vinto la lotteria del Capodanno. Ma no, Martina, Olimpiadi della no, cosa. Raga. Pronto? Pronto, pronto. Pronto. Pronto, ciao, sei Debora. Sì. Pronto. Per caso è una ritardata di nome Siri? Stupida. Tu non puoi capire quanto mi sto divertendo con... Aspetta, ma fai schifo, guarda che potevo trollarla benissimo, guarda che mi ha rovinato tutto il troll. Madonna, ma questi, ma veramente, eh? Guarda che se la tirano tutti sti youtuber di oggi, porca miseria. Ma come fai ad avere il mio numero? Te l'ho detto, l'ho preso nei bagni di scuola. Ma ci fai o ci sei? Ci sono. Ah, ok, perfetto. Ascolta, comunque col tuo linguaggio scurrile sappi che adesso contatterò tuo padre. Peccato so chi è. Chi è? È Luca. Quindi non sono Giulia Penna. Bravo coglione. Ma io mica sono un maschio, eh. Perché ridi? Sai che io potrei rintracciarti, vero? Con chi? Con Luca? No, con la polizia. No, è con Luca? Luca dorme. No, che Luca dorme. Vabbè, però gli potresti dire di, che ne so, di non mandarmi via da casa dei. Chi sei? Ma come, chi sono? Giulia, mi fai il favore però di non dire a tuo padre che ti ho chiamata? Peccato che qua di fianco a me. Come di fianco a te?
Mamma stava a dormire. Ma si è svegliato, è sonnambula, adesso sta. Ma ascoltami un attimo. Ma a Luca riferirai che io ti ho chiamata oppure no? Ma non ti deve interessare, a me non me ne frega se ti interessa. Sì, a me interessa perché dopo c'è, cioè, che ne so, mi caccia. Mi caccia da casa dei, che facciamo? Se ne piatto un culo. Ma come? Tanto questo, tanto tutto questo lo vedrà Luca. E poi dirà, guarda mia figlia che linguaggio scurrile che usa. Ma come? Oh, ma si scherza. Vabbè, ma dillo a tuo padre, cioè in questo momento ti sta ascoltando. Pure tuo zio, no, tutti ti stanno ascoltando. Adesso è nato, ah, tutti chi? Tutta casa dei, Lorenzo, Luigi, ti stanno ascoltando tutti, cioè nel senso. Anche Gigi, tutti. Tutti. Tutti quanti. Anche quel canale morente lì di CV Show ti sta ascoltando. Cos'è che hai detto? Anche quel canale morente lì di CV Show ti sta ascoltando. Ma quale canale morente? Eh sì, il canale morente. Ma senti, in che bagno della scuola hai trovato il mio numero? Perché scusa, adesso ti interessa? Vabbè, ma hai visto tipo quando sei andata a Miami? Tu sei andata a Miami, giusto? Ecco, lì c'era un bagno e lì ho trovato il tuo numero. Non so chi ce l'aveva scritto. Quello te, io. Sì. Dall'altra parte del mondo a scrivere il mio numero nei bagni. E che ne so io? Cioè, questo è un problema tuo. Io ho visto che sei andata a Miami. Ma scusa, sei detto che l'hai trovata in una scuola. E appunto la scuola di Miami, sveglia, eh. Ah, la scuola di Miami, perché io ovviamente sono a Miami e vado a scuola. Questo che ne so, che ne sai, ti sei intrufolata lì, hai fatto qualcosa? Che ne so, un vlog, un Instagram stories, che ne so io, che ti andava di passare in quella... Instagram stories, un vlog, cioè, che ne so io, ma perché mi importa? Ma scusa, ma ancora che usi sto linguaggio nei miei confronti, ma lo capisci o no? Che cazzo? Aspetta, che cosa sussurri? Guarda che ti sento, mica sono mongola, mica mi chiamo Giulia. Ma mi hai detto che ti chiami Giulia, ma ti svegli? Ma infatti mica mi chiamo Giulia Pennarello, come hai detto tu prima. Ma io sono Giulia Matita. Aspetta, ancora che sussurri, ma lo capisci o no che ti sento? Ma che ridere, aspetta che rido, una. Vabbè, ma allora li vuoi salutare o no i tuoi zii qua che ti stanno guardando? I zii, oh, ma ce la fai? C'è tipo Luigi, poi c'è Lorenzo, c'è Luca. Ma no, ma ti stanno guardando adesso sul video. Ma quale video? Ma come quale video? Quello di YouTube? Sarebbe tipo prank alle persone, non lo so. Scusami, ma tu quanti seguaci, cioè quanti follower hai? Aspetta adesso che te... Ma scusa, aspetta, ma adesso ti interessa? Cioè fammi capire, fino adesso mi hai snobbata, adesso ti interessa? Ti snobbo e poi mi interessa. Ah vabbè, ho capito la tua bipolarità. Comunque adesso sto a sui 340.000. Ma dopo poverini che ascolta la tua voce. Ma come? Ma non mi interessa, io non lo guardo YouTube. Ma come no? Che hai detto, come mi ha chiamata? Sivi, la smetti, ho detto. Ma guarda che so che c'è. Ma io ho sentito Sivi, la smetti. Sivi, la smetti. Che dici? Ma l'ho sentito io che mi hai detto Sivi. Ho detto vabbè, allora mi ha chiamata. Ho detto vabbè, allora mi ha riconosciuta. Sivi, sei tu? Cosa? Sivi, sei Sivi. Può essere. No, Sivi. Dai, sei Sivi. Ma adesso ti interessa? Spiega. No, dai, raga. Ci sei rimasta malissimo. Ci sei rimasta malissimo. Ti devo più la parola. Che top. Allora Giulia, mamma mia, io ti dico saluta gli zii, a tu Luca, e tu proprio non è che da di no, Sivi, no, ma che scherzi? Mica Sivi fa ste cose, no? Giulia, è buono, però più con te. Giulia. Mi ha attaccato. Cioè tipo, mi ha appena schizzo, tu. Vabbè, no, dimmi quando esce il video. Ma non mettere tutti i pezzi. Certo, li metto tutti, ragazzi. Lascio qui sotto in descrizione tutti i link dei miei social. Se raggiungiamo i 30.000 like, la prossima volta chiamiamo i fan con l'elio. Cioè, top. Detto questo, niente ragazzi, mi raccomando, storchiamo tutti i vostri soliti, tutti sotto in descrizione. Se siete iscritti, e niente, abbiamo capito tutto di quest'altro. Ci becchiamo al prossimo video. Ah, vi spero, ciao belli. Ciao.